con l'inizio del nuovo anno arriviamo dunque al giro di boa di questa stagione 2023-2024. Prima domenica dell'anno, prima domenica di gennaio 2024, dunque anche prima domenica del girone di ritorno. Dunque ancora 15 partite da qui al termine del campionato. Il campionato, il calendario ci porta oggi a Montesperturi, dunque in provincia di Firenze, in piena campagna fiorentina, in pieno Chianti. Allora iniziamo la nostra giornata al seguito e con gli Aironi, partendo qui dallo stadio Mariotti, dove la squadra si è ritrovata appunto prima di partire per la trasferta di oggi. Andiamo però prima a pranzo con i nostri ragazzi, andiamo a Stab, al ristorante 4 Assi. Allora andiamo a tavola con gli Aironi. Ci ha accompagnato per tutti i 45 minuti circa di percorso che abbiamo effettuato dal ristorante 4 Assi, dove abbiamo pranzato per il classico pranzo per partire fino qui alla destinazione finale di Montesperturi. Pioggia, dicevamo, freddo, vento, quindi giornata tipicamente invernale con temperature intorno agli 8-9 gradi. Quindi abbiamo incontrato tutti gli elementi tipici dell'inverno, ma finalmente appunto dicevamo siamo arrivati qui a destinazione e dobbiamo subito fare complimenti al Montesperturi, all'amministrazione comunale, comunque a chi gestisce questa struttura, perché la struttura è veramente di ottimo livello, moderna, efficiente, tutto sembra mantenuto in ottimo stato. E allora facciamo una cosa molto semplice: prima di andare a vedere la fase di riscaldamento dei nostri ragazzi, o meglio anche di entrambe le squadre, andiamo a dare una sbirciatina a questa splendida struttura. Ciao.
Monte Spertle, il Monte Spertle ci accolgono al vero con una giornata umidissima, piovosa, tipicamente invernale, ma quello che conta è che questa struttura è una struttura di primissimo piano, una struttura moderna con un ottimo campo in erba vera, attorniato da una ottima pista di tartan per la atletica leggera e attorniato anche da vari campi in erba sintetica dove non solo la prima squadra ma anche il rigoglioso e abbondante settore giovanile può giocare e allenarsi. E poi ci sono anche ottimi spogliatoi pulitissimi e soprattutto c'è anche la tana, il covo dei tifosi giallo e verde, dove appunto è uno spazio che può permettere la convivialità e l'aggregazione non solo del settore giovanile, della prima squadra, ma anche di tutti i tifosi che fanno parte del Montespertoli. Quindi complimenti a questa società, non solo appunto per questa ottima struttura, ma anche perché negli ultimissimi anni, ricordiamolo, questo è un elemento di sicuro valore per la società, sono partiti dalla terza categoria e in pochi anni sono arrivati attraverso varie promozioni in eccellenza e tra l'altro sono la rivelazione della stagione. Forza Tori, tra le dolci colline del Chianti, oppure Chianti Shire come direbbero gli inglesi, meglio ancora gli anglofoni, è iniziato da pochi istanti la fase di riscaldamento dei nostri ragazzi. Andremo ovviamente a vedere la fase di riscaldamento degli arrui, ma anche dei giallo-verdi padroni di casa del Monte Spertoli. Nella formazione che mister Tocchini manderà in campo per la prima di ritorno dobbiamo lamentare l'assenza di Dario Fedi, ovviamente anche altre assenze per infortuni, ma quelle ormai sono diventate endemiche, ma quella che dobbiamo registrare come nuova è quella di Dario Fedi, che sarà assente per squalifica, mentre rientra dalla squalifica Andrea Veraldi, che ha appunto scontato la squalifica domenica scorsa, o meglio nella domenica antecedente al Natale, e quindi oggi sarà regolarmente in campo. Farà il suo esordio anche Giulio Gamberucci, che appena arrivato in Montecatini si è appena unito al gruppo degli Aruni e che appunto è un difensore che andrà in campo sin dal primissimo minuto. Sarà il signor Andrea Norci, Drezza, dirige l'incontro di oggi coadiuvato dalle guardaline della Bartola e dell'Agnello. Il terreno di gioco è in buone condizioni, o perlomeno risente ovviamente delle abbondanti piogge di questi giorni, ma all'inizio sarà in ottime condizioni, andrà ovviamente valutato durante la partita. Piove da stamattina, la temperatura è circa 8 gradi centigradi, il cielo è plumbeo, le nuvole sono basse, tutto è pronto per il calcio d'inizio e allora come sempre, forza bianco celesti! Facciamo gli ultimi, siamo pronti! Andiamo, andiamo! Io trapa è un grande sì Bravo!
c'è nulla. Bravo Volpino, dai. Dio, eccolo. Vai, vai. Bravo! Primo tempo molto condizionato dal campo, però sicuramente molto carino, vedo molto più voglioso, più determinato. Noi siamo forse una squadra un po' più tecnica e il campo ci penalizza, però di solito usciamo alla distanza, quindi prevedo un bel secondo tempo. Ma guarda, stanno facendo anche troppo per il campo, quindi la parte tecnica diciamo è confusionaria a centrocampo, ma insomma sono due buone squadre, mettiamola così, sono due buone squadre che cercano comunque di tenere il gioco senza rischiare troppo. Allora, campo difficile, risultato giusto fino ad ora, e chi marca vince la partita, basta. Peccato perché pensavamo di meritare di portare a casa almeno un punto, una partita che avevamo iniziato bene, benissimo, con un Gersi Bibai che dopo pochi istanti si è trovato davanti al portiere avversario a tu per tu col portiere avversario che comunque ha ribattuto benissimo, e dopo pochi minuti abbiamo colpito anche un palo con Verratti. Predominio forse del Monte nel primo tempo avrebbe meritato sicuramente di portare a casa un risultato positivo. Questo non è successo, però c'è il Monte determinato, voglioso di uscire quanto prima dalle zone basse della classifica. È tutto da Monte Esperti, di Monte Esperti 1, Monte Catini 0, alla prossima occasione.